Salve dal vostro capitano Santenchan. Un saluto dal vostro capitano Santenchan. Oggi, in data 27, martedì 27 ottobre 2020, faccio questo video che uscirà come premier forse dopo novembre, perché adesso mi è venuto la mania di programmare le premier, farle in differita, che già le premier sono delle differite di diretta, in modo da non saturare la settimana di video, che se no è controproduttivo per il canale, augurandomi ed augurandoci tutti noi che già quando uscirà questo video la pandemia sia un ricordo sul quale spendere delle allegre aneddote. Però in questi giorni ci sono stati degli scontri micidiali nelle città, ne ho parlato in Spreaker, che poi ho salvato nel mio secondo canale l'episodio. Speriamo che tutto questo, fra qualche meno di qualche mese, sia soltanto un triste ricordo, oppure che ci dia addirittura allegria ricordarci di questo triste momento. Però se continua così, senza vaccini, senza rimedi, senza cure o terapie possibili, con solo la mascherina e il distanziamento come metodo di prevenzione, mi sembra che non abbiamo molte chance. Comunque, la spagnola è durata dal 1918 al 1920. Ha ucciso 500 milioni di persone in tutto il mondo. No, perdon, ne ha uccise, non correggo il video, ne ha uccise 50 milioni di persone circa e ne ha infettato mezzo miliardo, 500 milioni. Eppure non c'è stato tutto questo frenesi che c'è al giorno d'oggi per il coronavirus. Io mi domando perché c'è stato meno isterismo nei 2 anni di spagnola piuttosto che al giorno d'oggi. Perché al giorno d'oggi ci sono più agitazioni, più rivolte? Che io sappia, ho controllato fonti storiche, durante la spagnola non c'è stato nulla di tutto questo. Distruzioni nelle città, agitazioni, cortei, manifestazioni. La gente prendeva l'autobus, il tranvia, la mascherina, la vita pubblica continuava normalmente, eppure sono morte 50 milioni di persone. Mi sembra che in tutto il mondo attualmente è morto appena 1 milione di persone. Comunque c'è più globalizzazione attraverso i mezzi di trasporto oggigiorno piuttosto che 100 anni fa. Ecco, a 100 anni di distanza dalla spagnola, la scienza non ha molte più risorse di quelle che ce n'erano 100 anni fa, perché la spagnola è finita nel 1920 e adesso è venuto questo coronavirus tra la fine del 19 e l'inizio del 2020, cioè esattamente 100 anni fa. Come stiamo celebrando, commemorando il centenario della spagnola con un'altra pestilenza mondiale? Andiamo bene, perché da parte di madre natura tutti gli altri intenti sono stati degli esperimenti, tipo la febbre aviaria, porcina, il SARS, perché per me il peggior virus è l'essere umano che sta contaminando e distruggendo il pianeta, e forse questi virus sono gli anticorpi del pianeta per rispondere alla nostra minaccia, non so. Comunque speriamo che tutto questo finisca e che quando voi starete vedendo il video, sempre che rimarrà qualcuno a vedere i miei video, e sia tutto finito. Ma da quando è iniziato la cosa, Bill Gates aveva detto: forse durerà dai 2 ai 4 anni. Ma e se aveva ragione? Perché la spagnola è durata dai 2 ai 4 anni? No, 2 anni, perdon. Però chissà quanti morti ha fatto prima, che nessuno lo sapeva, non si era identificata, e poi è scoppiata dal 18 al 20, ma magari
ha ucciso anche prima. E poi ho sentito un immunologo dire che mai nessun vaccino si è fatto prima dei 4-5 anni. E che dire? Ci dobbiamo preparare a vivere così altri 5 anni? Voi ce la farete? Io non so. Cerco di mantenere la calma. Allora ho fatto questo corto video. Poi mi piacerebbe sapere chi ci sta dietro gli incidenti, dietro questi disturbi, che tanto incidenti non sono perché sono provocati intenzionalmente, questi scontri. La gente realmente sta impazzendo a questo punto, e non solo in Italia, in tutto il mondo. Se non abbiamo superato ormai i 10 mesi scarsi, di coronavirus, che succederà se ci aspettano altri 2 anni come minimo, come qualcuno dice, e come dice anche il sottoscritto, oppure altri 4-5 anni in questo modo, perché magari durerà di più della spagnola? Che succederà nel mondo? Quanti disturbi si arriverà a produrre? Molti più disturbi, molti più scontri, guerre civili, guerre. Spero di no. Collasseranno i servizi di salute pubblica in tutto il mondo, la gente rimarrà senza studiare, i ragazzi, i giovani non andranno più alle università, nelle scuole, e l'industria e il commercio come andranno avanti? Veramente, già così l'industria italiana sta soffrendo molto, ma anche quella internazionale. Che cosa succederà se il lockdown si dovrà protrarre per dai 2 ai 4 anni? O 5 anni, che succederà? Ciao. Comunque vi lascio con questo pensiero, aspettando che tutte e tutti voi mi commentiate sotto questo video e lo condividiate affinché anche altri possano commentarlo. Cosa ci attenderà in Italia se già questo è solo l'inizio? Io intendo non l'inizio del Covid o della pandemia, ma l'inizio dei disagi economici, lavorativi, finanziari. Dove si arriverà? Se durerà 2, 4, 5 anni, cosa ci attenderà? Mi raccomando, condividiate questo video, voglio sapere le vostre opinioni. Un saluto dal vostro capitano Sant'Enchan. E a presto, ciao. Dove arriveremo fra 4 anni se continua così? Sempre levarla dagli elastici, la mascherina. Forse questa ripresa è inutile, ma allora, dove si potrà arrivare se durerà ancora 4-5 anni? Come si sarà trasformata la nostra società fra 4-5 anni se durerà così? Speriamo di no, sperate di no. Perché sarà veramente un grande disastro. Altro che disturbi, altro che scontri. Cesserà magari la produzione, di cibo. Come andremo a fare la spesa? Con quali soldi? Ci sarà iperinflazione. Crollerà sì l'euro, ma crollerà tutta la banca europea. Che sarà di noi? Perché molti dicevano fuori dall'euro. Ma se dura così altri 4 anni, l'economia e l'industria spariscono in Europa e sparisce l'euro, ma non perché siamo usciti noi dall'euro, perché l'euro esce dall'Europa, ma non ci sarà nulla a rimpiazzarlo. Come andremo a fare la spesa con i supermercati tutti vuoti, i negozi falliti, i ristoranti falliti, tutto fallito, e un'iperinflazione tutto molto caro?
Quindi speriamo che finisca al più presto, perché se no veramente non ce ne sarà per nessuno, o ce ne sarà per tutti, dipende dal punto di vista. Allora ho voluto continuare a proporvi questa domanda. Mi raccomando, rispondete nel mio video che uscirà come premier. Io mi immagino che dopo che i primi di dicembre, mi immagino, spero che per i primi di dicembre siano riusciti a trovare il vaccino. Ma anche se siamo così fortunati che qualcuno fa il vaccino per i primi di dicembre, che è buono, quando inizieranno a distribuirlo a decine di migliaia o a centinaia di migliaia di italiani, non ce ne sarà per tutti. E poi magari ci metteranno un anno a produrre vaccini per tutta la popolazione italiana. Un anno che può continuare a morire gente, o magari più di un anno, perché bisogna vaccinare la popolazione mondiale. E quindi non so, vi lascio, ma mi raccomando, commentate sotto questo video cosa ne pensate. Condividetelo, mettetelo in community, in opinioni, in discussioni. E poi soprattutto iscrivetevi al canale, azionate la campanella. E che Dio ce la mandi buona, se credete, e se no, che tutto vada per il meglio. Ciao ciao. Qua potete vedere il mio altarino. Già ve l'ho fatto vedere in un altro video. C'ho pure la bandiera tibetana. Ho fatto un video. Ho un programma radio, non mi ricordo. Cercate nel mio canale sul Tibet. Bene, ho fatti più di uno. Un cordiale saluto dal vostro capitan Santenchan. E da presto, mi raccomando, statemi bene, statevi accorti, accorti, che se non vi prendete cura voi di voi stessi, chi lo farà per voi? Quindi mi raccomando, mascherina, distanza sociale ed uscite di casa solo se strettamente indispensabile. E non fate adunate massive, partecipare a eventi pubblici, andare a mangiare al ristorante o andare a fare la ginnastica. Io ormai la ginnastica la faccio in casa. Poi vi farò vedere, se avrò richiesta, come faccio ginnastica io, perché ho fatto nel passato vari tutorial di attività fisica, arti marziali, eccetera, ma li hanno visti in pochi, hanno visto altri miei video, quindi non ho fatto più nulla per quanto riguarda il discorso marziale e dell'attività fisica. Ma se riceverò richiesta da voi, farò altri video, ma questo video deve essere visto più di 1000 volte in una settimana, altrimenti niente. Ciao ciao!